del torrito musicale si sposta nel tempo e nello spazio, fino alla Francia del XII secolo, quando viene edificato il ponte sul Rodano, fuori dalle mura della città di Avignone. Il ponte, opera sociale per eccellenza, che unisce le rive e che avvicina le genti, è anche arte. È arte di per sé, per la sua austera bellezza e per le cappelle che ne adornano il percorso. È anche arte perché ben presto diventa protagonista delle opere pittoriche di vari artisti, ed è arte perché diventa ispiratore di un canto popolare, Sur le pont d'Avignon, che è il vero protagonista del brano. Franco Cesarini, attraverso la forma musicale del tema e variazioni, esplora i sentieri di questa melodia che canta il ponte come luogo di ballo e di divertimento, intrecciandone le frasi con altri canti popolari francesi in un vivace e fitto gioco di specchi tra arte, storia e pura musica. Di Franco Cesarini, Variations on a French Folk Song, dirige il maestro François Philippot. Thank you.
Musulmana della città e si evolve nei secoli successivi, arricchendosi di bellezze architettoniche e artistiche e mantenendo la sua funzione di rifugio sicuro per la cittadinanza.
Alla Riconquista cattolica di Granada, il complesso mutò veste e divenne il palazzo dei reali spagnoli, salvandosi così dalla distruzione. Oggi l'Alhambra, patrimonio dell'UNESCO, è nota in tutto il mondo per la sua ricca e decorata bellezza, per il suo inconfondibile colore rosato e per la sua gloriosa storia. Il maestro Piano ne omaggia in musica la bellezza mediante il genere che più di tutti simboleggia la Spagna, il paso doble. La Alhambra, dirige François Philippot. Thank you.